Roberta Figos, 32 anni, di Cagliari. Lei è la madre di un bambino che ha quanti anni? Prima due anni. Due anni e che frequenta l'asilo? Di Via Watt, sì. L'asilo di Via Watt, c'è Maretta, perché la data del 30 aprile si avvicina e che cosa sta per accadere? Niente, sta per accadere che le nostre maestre, cinque maestre di questa struttura, scadrà il contratto e non verrà rinnovato. Quindi i nostri figli si troveranno ad avere delle nuove maestre, le maestre dell'asilo di Sant'Elia, quello che è andato a fuoco il 25 febbraio. Quindi noi stiamo chiedendo di avere una continuità educativa e quindi di finire almeno l'anno scolastico. Di chi è questa decisione? Da chi è stata comunicata? È da parte del comune di Cagliari, cioè che i soldi non ci sono per rinnovare il contratto a queste ragazze, e in più loro fanno parte di una cooperativa e quindi essendo in esubero, perché la struttura di Sant'Elia è andata a fuoco, non sono disposti, insomma, avendo già le educatrici da inserire, c'è personale in esubero e quindi quelle che scadono il contratto devono rimanere a casa. Ma il problema è che i nostri figli, gli ultimi due mesi di scuola, si troveranno ad avere delle maestre nuove che non conoscono, e quindi noi siamo preoccupati dal punto di vista, insomma, proprio educativo ed anche dal punto di vista emotivo dei bambini. Educativo ed emotivo perché? Perché sono bambini piccoli, sono bambini che hanno da due anni queste maestre, o bambini dei lattanti che hanno sette mesi e si troveranno ad avere una nuova maestra. Quindi il nostro timore è questo, e anche siamo anche supportati dal pediatra, che ha fatto proprio una relazione su questo, ha detto che potrebbe creare dei danni ai nostri figli. Quindi noi siamo preoccupate, noi chiediamo che queste persone, che sono 13 coinvolte tra maestre e operatrici, vengano rinnovate almeno fino alla fine dell'anno scolastico, per continuare proprio per avere la continuità educativa. Voi avete manifestato queste vostre volontà a qualcuno, alla scuola, sì, o al comune? A no, chi? Siamo andati stamattina a parlare con la coordinatrice, ci ha spiegato la situazione, però noi ovviamente ci vogliamo far sentire, vogliamo che questa situazione cambi. Lei ha detto che non sanno cosa fare, quindi noi vorremmo invece che si faccia qualcosa, soprattutto per i nostri figli, perché quelli che ne risentiranno sono i nostri figli. Quindi che appello lancia lei da madre? Come appello lancio il fatto di pensare ai nostri figli, a finire l'anno scolastico sereni, e quindi almeno fino al 30 giugno di avere le proprie maestre, quindi finire l'anno scolastico tranquilli senza avere un nuovo cambiamento. Suo figlio lo sa già? No, non gliel'ho ancora detto. Perché? Perché l'abbiamo saputo ieri questa cosa, noi non siamo stati informati su questo, l'abbiamo saputo solo ieri, quindi ci siamo mossi. Lei è la madre, secondo lei, che lo conosce bene, come potrebbe certo prenderla? Beh, certo che ne risentirà. Noi, lei ha un attaccamento molto forte alla sua maestra, ma come tutti siamo preoccupati se, insomma, che come reagiranno a questa nuova situazione, sono sicura che, insomma, non la prenderà bene.